Dopo 2 anni di stop causa pandemia, l'allegra carovana di bici in città torna a pedalare nelle strade di Campobasso e di altre 40 città italiane. Quasi 400 i partecipanti, sportivi, ciclisti della domenica e intere famiglie. È una bella giornata e diciamo pedalare fa sempre piacere, poi con tante persone attorno, soprattutto dopo il Covid. È bello, è una bella emozione. Siamo in tutta la famiglia, sì. Una bella giornata, ne approfittiamo per fare questa bellissima iniziativa. Anche oggi non poteva mancare un pensiero alla situazione in Ucraina. Sempre viva la pace e no la guerra. Dopo il via a Villa De Capua, la salita per Ferrazzano e poi di nuovo giù in discesa, passando per l'ex stadio Romagnoli, il terminal dei bus e da lì di nuovo in centro. Tutto sotto controllo? Sì, tutto a posto. C'è qualche caduta, ma tutto sotto controllo. Okay. È un'esperienza meravigliosa da ripetere. 8 chilometri in tutto, affrontati in un clima gioviale e soprattutto con lentezza, come ricorda il manifesto degli organizzatori, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Andiamo pianissimo, è proprio una passeggiata. L'obiettivo di questa manifestazione? Chiaramente la mobilità sostenibile e vivere una giornata con la bicicletta nella nostra città, e che è possibile. Ho vissuto a Padova e lì girano tutti in bici, e sarebbe bello se anche in questa città si creasse una cosa del genere. Alle 12:30 l'arrivo all'ex Onmi. Benissimo, bello, bellissimo. È stato molto bello, come sempre. È stata una bellissima iniziativa, anzi complimenti agli organizzatori, era da davvero tempo che stavamo aspettando di poterci riunire, soprattutto anche per i bambini che possono fare integrazione dopo che siamo stati chiusi.